Ben trovati a Linea Mondo. Non si è fatta attendere l'affondo da parte di una delle tre maggiori agenzie di rating globali sull'Olanda, dove ieri è ufficialmente caduto il governo a seguito di una frattura della coalizione che lo sosteneva sullo spinoso nodo delle misure volte a garantire il risanamento dei conti pubblici. Con un comunicato stampa diramato nella notte, Moody's ha avvertito che se la situazione dovesse portare a un impegno più debole sul risanamento o a una ripetuta violazione delle regole di bilancio, questo potrebbe esercitare pressioni negative sul rating del Paese. A parlare di tutto questo abbiamo oggi in studio con noi Maarten van Alderen, corrispondente in Italia del Telegraph. Buonasera. Buonasera. E con Gabriele Natalizia, ricercatore di scienza politica alla Sapienza, all'Università di Roma. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora, quindi governo in bilico, bilancio a rischio, vediamo insieme il servizio che ci spiega la situazione. L'estrema destra olandese guidata dall'euroscettico Wilders guarda a nuove elezioni dopo aver provocato la crisi politica togliendo l'appoggio sabato al governo di coalizione e costringendo alle dimissioni ieri il primo ministro Mark Rutte al potere dall'ottobre del 2010. Alla base le divergenze sulle misure di rigore per riportare il rapporto deficit-PIL sotto il 3% nel quadro del patto di stabilità atteso dalla Commissione europea per il 30 di aprile. Oggi in Parlamento il premier dimissionario cercherà appoggi per l'imprescindibile manovra economica. Abbiamo bisogno di nuove elezioni il più presto possibile, afferma l'opposizione socialista. L'attuale governo dovrà occuparsi del bilancio 2013. I mercati sono già in tensione e senza un accordo i Paesi Bassi rischiano di perdere la AAA. Cavalcando l'onda del malcontento sociale, l'estrema destra cercherà di portare acqua al suo mulino, trasformando il voto oramai imminente in un test sull'Europa e sull'euro. Allora, volevo chiedere a Maarten van Alderen, che è ovviamente giornalista, corrispondente, insomma, olandese, come ha visto, come le è arrivata, insomma, questa notizia. Da una parte era previsto, dall'altra comunque è un forte shock, credo. Sì, non mi ha sorpreso perché già quando questo governo Rutte, che è il governo più di destra che abbiamo mai avuto, almeno dal dopoguerra, quando ha vinto le elezioni all'ottobre 2010, già era evidente che si trovava in una situazione abbastanza difficile. Aveva vinto le elezioni, però contando su un appoggio esterno, che già per noi era una novità. Quindi c'erano solo due partiti nel governo, con questo famoso PVV, che è stato nominato estrema destra di Wilders. Appoggio esterno, che è già una cosa complicata. Poi con solo un seggio di maggioranza, che è pochissimo, e poi più di un mese fa uno di questo partito era uscito da quel partito. Quindi c'erano già diversi segnali che questo governo era in grande difficoltà. E in questo senso non era per me una grande sorpresa che prima o poi doveva cadere questo governo, insomma. Allora, mi dicono che intanto abbiamo in collegamento telefonico Marco Zatterin, corrispondente del quotidiano La Stampa da Bruxelles. Buonasera. E buonasera a voi. Allora, la storia dell'Olanda riguarda un po' anche e soprattutto l'Europa. Questo perché appunto le dimissioni la caduta del governo è dovuta alla mancata poi alleanza con Wilders che ha dato insomma le sue motivazioni e avviene in un paese dove nel 2005 è stato bocciato con un referendum la Costituzione europea. Quindi in qualche modo abbiamo, collegando quello che è successo in Olanda poi con il voto francese, il voto che c'è stato appunto in Francia domenica scorsa, una situazione in cui l'estrema destra ottiene buoni risultati. Sì, l'estrema destra si sta affermando un po' ovunque in Europa e questo è frutto del grande malinteso europeo. Ora, Wilders ha detto 2 giorni fa non vogliamo dare all'Europa il sangue dei pensionati olandesi.
E questo è una truffa verbale, perché il problema non è l'Europa che impone agli Stati membri di fare le riforme, ma sono gli Stati membri che si accordano per la stabilità dell'Europa di mantenere i propri conti pubblici in equilibrio. Allora il problema adesso è se l'Olanda è in grado per i prossimi 20 anni di pagare le pensioni. Se la risposta è sì, ha ragione Hilders. Se invece l'Olanda non è in grado di garantire le pensioni e la spesa pubblica per i prossimi 20 anni in modo stabile, allora ha tolto Hilders e allora le riforme vanno fatte. Non è l'Europa che impone ai cittadini, non impone agli stati, ma sono gli stati che devono risanare per il benessere dei cittadini. C'è un cortocircuito nel quale i populisti, i nazionalisti, riescono a trovare terreno fertile per la loro ideologia che è contraria ai valori dell'Europa, ai valori di un'Europa sociale, di un welfare comune, di una crescita comune, dove è meglio fare le cose insieme piuttosto che uno contro tutto quanto il resto del mondo. Allora, poi c'era un'altra domanda che le volevo fare che riguarda la Germania. Ovviamente ha colpito molto il fatto che il giorno, insomma, lunedì, tutti attendevamo la conferma, insomma, dei risultati francesi e quel giorno la Merkel stava incontrando il Wen Jinbao, insomma, sistemava un po' i rapporti che ci sono tra Berlino e Pechino. Come leggere tutto questo e soprattutto come guardare a questo punto alla Germania in Europa? È un'osservazione giusta quella che state facendo dallo studio, perché dipinge una delle due anime dell'Europa. Una è quella che nei discorsi pubblici parla di integrazione, di fare le cose insieme, di crescere insieme, e l'altra è quella che si fa gli affari propri, nel senso più diretto della parola. Allora, negli ultimi anni di crisi, dal 2008 in poi, c'è stato un direttorio franco-tedesco che ha governato l'Europa, si sono fatti sponda l'uno con l'altro e hanno applicato una politica molto forte di rigore, troppo forte per i paesi che non sono altrettanto stabili e solidi come la Germania. E questo ha creato malcontento, ha impedito a paesi come l'Italia, ad esempio, di vedere il dividendo europeo della crescita. Ora bisognerà per forza cambiare, bisognerà che l'Europa continui sulla strada del consolidamento, perché avere i conti stabili è importante, ma dovrà necessariamente fare qualcosa per la crescita, per il benessere di tutti i cittadini, perché tutti quanti si riprenda a stare meglio. Io mi aspetto una decisione entro l'estate, perché altrimenti il populismo e il nazionalismo diventeranno troppo forti, così forti al punto da poter far crollare l'Europa. E questo non conviene veramente a nessuno, neanche ai populisti. Grazie allora, grazie a Marco Zatterini e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, volevo chiedere a Gabriele Natalizzi, anche rispetto a quello che si è detto, a quello che ha detto poi, come la frase che ha ricordato di Wilders, che ha ricordato Zatterin, che diceva appunto quello che è successo e che Wilders appunto, mi sono ribellato ai dittatori dell'Europa che tartassano i nostri anziani, insomma, grosso modo la dichiarazione era così. Come leggere quindi questo tipo di atteggiamento? C'è davvero il pericolo? Io prima ho parlato di buon risultato per la destra xenofoba, ma assolutamente appunto, è chiaramente un discorso di affermazione di questa destra, del populismo in Europa. Lei pensa che a che punto ci troviamo? Sì, vanno fatti più discorsi su più livelli. Un livello di discorso è che un certo tipo di movimenti, e che non necessariamente sono di destra, sono movimenti e forme nuove di aggregazione politica, spuntano qua e là un po' in tutta Europa. Per
sono quelli che a sinistra vengono chiamati, ad esempio, movement parties, i partiti libertari della sinistra, di un certo tipo di libertarismo di sinistra, e a destra vengono definiti partiti post-industriali di estrema destra. A differenza di quelle fratture evidenti che c'erano fino a pochi anni fa tra queste forme di partito, ad esempio era forte la contestazione dei partiti della cosiddetta estrema destra all'apertura verso l'immigrazione o la deregolamentazione del sistema di entrata verso gli immigrati, oppure diciamo lo spauracchio dell'Islam come pericolo non solo a livello sociale ma anche culturale che gravava sopra le nostre società, mentre a sinistra un po' si giocava sullo spettro della globalizzazione. Ad oggi questi movimenti si stanno sostanzialmente unendo, non politicamente, ma hanno delle prospettive piuttosto univoche perché stanno abbastanza lasciando ai margini questo tipo di tematiche. E stanno cominciando a concentrare la loro attenzione contro quella sorta di casta, almeno come loro la definiscono, di tecnocrati che vengono individuate anzitutto nella classe dirigente di Bruxelles, in secondo luogo viene individuata in alcuni governi, in alcune coalizioni che vedono uniti partiti liberali piuttosto che popolari, di ispirazione cristiana, con i partiti della destra. Solitamente, soprattutto i partiti della destra sono portati prima o poi a rompere queste coalizioni di cui cominciano a far parte inizialmente, ma che vanno troppo strette a questo tipo di formazioni e al loro appeal sull'elettorato. Queste formazioni, se vogliono mantenere il loro appeal sull'elettorato, devono assolutamente prima o poi rompere con questo tipo di coalizioni. Un caso è naturalmente l'Olanda, un altro caso si può dire che comunque è stato in qualche modo anche l'Italia. Pensate alla difficoltà di dialogo che c'è stata all'interno del precedente governo della Lega Nord, che non è un partito di estrema destra assolutamente, ma è un partito che potremmo reintegrare in quella categoria nuova che sono i movimenti cosiddetti populisti, e che trovano ad esempio in Italia sponda a sinistra sul Movimento 5 Stelle che sembrerebbe in crescita, almeno di quello che dicono gli ultimi sondaggi. È appunto un fenomeno piuttosto diffuso. Allora, a questo punto questi movimenti, quindi come ci ha spiegato Natalizia, quanto crede lei che in Olanda riusciranno a cavalcare l'onda del malcontento sociale e quindi a entrare, a ottenere più spazio possibile nel nuovo governo? Io mi trovo molto d'accordo con quello che ha detto Natalizia. Infatti, anch'io penso che spesso si dice estrema destra, eccetera, eccetera, da alcuni punti di vista forse sì, però si tratta soprattutto del fatto che ci sono questi nuovi fenomeni populisti anti-Bruxelles che vivono sull'onda del malcontento e che quindi saranno anche sempre primi a rompere. Su questo condivido in pieno. Infatti il PVV era sempre più in difficoltà, secondo i sondaggi perdeva sempre più terreno, perché se tu vuoi avere successo come partito populista urlando sempre contro, è più difficile essere un sostenitore di un governo, cioè il PVV vive dal malcontento e quindi è ovvio che sia anche questo il partito che poi rompe per non scontentare il proprio elettorato. Anche la Lega Nord era quasi una mano al cielo quando è arrivato a Monti, poteva finalmente fare opposizione di nuovo, la sua vecchia vocazione. Ci sono molte cose in comune fra la Lega Nord e Wilders e PVV. E a questo proposito c'è un altro partito in Olanda di forte ascesa, secondo i sondaggi, il Partito Socialista di Roemer. L'abbiamo visto poco prima, quando avete fatto vedere le filmate dell'Olanda, ho visto anche Roemer. È un uomo un po' più piacevole, diciamo, un po' più gentile rispetto a Wilders, ma anche lui ha una politica comunque piuttosto forte anti-Bruxelles. È molto, diciamo, almeno diffidente nei confronti della globalizzazione. Anche questo è un partito abbastanza radicale. E io penso che diversi voti andranno dal PVV al SP, quindi nei vecchi schemi si direbbe dall'estrema destra all'estrema sinistra, ma si tratta di un voto di malcontento, di populismo, che ha diffidenza nei confronti di Bruxelles e che vuole andare sull'onda del populismo. Ma lei, cioè, quanto appeal pensa che avranno quindi? Ma penso che dovranno abbastanza forte. Anche se il partito più grande, secondo i sondaggi, sarà e penso che rimarrà il PVV, il PVV è il partito conservatore liberale del premier Rutte.
Questo è il partito più grande adesso, penso che lo rimarrà, però c'è negli ultimi tempi un'ascesa dai partiti populisti, soprattutto da quando è entrato in politica Pim Fortuyn, che sepolto in Italia, peraltro a Provenzano, in Nord Italia, provincia di Pordenone. Lui era un ammiratore di Silvio Berlusconi. E lui era il primo che ha cambiato radicalmente la politica in Olanda. Ha parlato molto della paura dell'islamizzazione, che è stato poi un tema ripreso e radicalizzato da Wilders con il PFV. Era molto sull'appeal, sul populismo, era tutto un altro modo di fare politica. La politica in generale in Olanda è cambiata radicalmente, radicalmente. Anche gli spostamenti dell'elettorato sono molto, molto più forti rispetto a una volta. Cioè, è incredibile quanto cambia facilmente l'elettorato olandese. Cioè, per decenni, decenni, uno era un socialista, o era un liberale, o era un democristiano e lo rimaneva, e al massimo potevi cambiare dopo tanti anni. Ma adesso uno fa una tossa sbagliata in un programma televisivo e il partito crolla a 5 seggi. Cioè, cambia in modo veramente radicale. E i partiti populisti adesso cresceranno, anche se non ho detto che avranno l'ultima parola. Questo è tutto da vedere, è una partita aperta. Natalizia, lei come registra questa, insomma, velocità di cambiare idea che Sì, registrava? sono assolutamente d'accordo con quanto detto dal collega, soprattutto per una ragione. Parlava appunto di una sorta di volatilità dei voti che cambiano facilmente, facilmente destinatario sostanzialmente. Sono d'accordo perché ci troviamo di fronte, almeno dalla mia prospettiva, di fronte a sistemi politici che hanno conosciuto la famosa deideologizzazione dopo il 1989 e che hanno cominciato però, dopo il primo cambio che hanno subito nel periodo 89-92 in Italia, ma insomma anche negli altri paesi europei c'è stato, forse tranne in Francia, questo tipo di mutamento, erano rimasti dei sistemi sostanzialmente strutturati o quasi congelati, in cui si erano riformati nuovi partiti che avevano una durata abbastanza lunga, almeno così sembrava. Ad oggi invece ci sembra essere di fronte a dei sistemi che sono invece in via di disgelo, in cui appunto la nascita e la morte di nuovi partiti, proprio perché non più delineati, non più caratterizzati da ideologie che avevano questo sguardo rivolto al futuro e mobilitavano le masse in maniera permanente, anche nel privato quasi, appunto questo tipo di situazione permette molto di più che in passato questo continuo cambio di voti. Il voto di protesta diventa quasi una costante all'interno di questo tipo di sistemi politici, cosa che prima invece era un evento che corrispondeva a un momento di crisi. Ad oggi potremmo anche dire un'altra cosa, tuttavia, ci troviamo di fronte a una doppia crisi che vive la politica in Europa. Una crisi interna, segnalata appunto dai governi che cadono molto frequentemente, pensiamo a come è cascato il governo in Italia, è cascato il governo in Grecia, Sarkozy in Francia probabilmente non verrà rieletto, in Spagna c'è stato il cambio di governo. Appunto è una sorta di trend, appunto la debolezza interna, che a differenza del passato, in cui si confrontava comunque con un quadro internazionale invece piuttosto stabile, adesso viene rinforzata da un sistema internazionale magmatico e che è un vettore di ulteriore crisi per la sfera politica domestica degli Stati europei. E quindi tutto questo quanto mette in crisi ulteriormente l'euro? Oppure ne è la crisi dell'euro è conseguenza del. Io penso che la crisi dell'euro sia una conseguenza, assolutamente. Rispetto a quello che diceva il giornalista della stampa poc'anzi, lui dava questa doppia prospettiva, quella di un'Europa che pensa sostanzialmente agli affari propri, appunto magari i movimenti o populisti o localisti che appunto rivendicano autonomia, indipendenza nei confronti dell'Europa e dei governi centrali, addirittura in alcuni casi l'uscita dal governo dell'euro, dall'altra. E penso che sia piuttosto fedele quello che ha detto alla realtà. Dall'altra prospettiva, forse non la condivido così tanto, ossia che ci sia invece un altro tipo d'Europa che invece vuole concertare decisioni comuni in nome di un bene comune. Il problema è che quantomeno
in Europa non c'è stata la percezione dell'esistenza di questa volontà di concertazione. Sapete che quando c'è un'assenza di percezione, una percezione negativa rispetto a una realtà che pure non esiste, quella realtà diventa sistematicamente invece vera. Ossia, c'è stata una percezione sostenuta dai movimenti populisti in particolare, ma anche da molta stampa, che Germania e Francia avessero creato un vero e proprio direttorio che non perseguisse un bene comune europeo, ma un bene privato, oppure un bene, un interesse nazionale dei due singoli stati. Proprio per questa ragione sempre più movimenti in tutta Europa richiedono l'uscita dall'euro e se non addirittura dall'Unione Europea. Ho letto pochi giorni fa, non ricordo se sul Washington Post, una definizione interessante, un concetto interessante, diceva: la Germania non può rimanere un'isola di prosperità in mezzo a un oceano di recessione. Ossia, la Germania ha in qualche modo sostenuto una politica economica che rispondeva a quelle che erano le esigenze della Germania e non probabilmente a quelle esigenze di crescita che invece soprattutto nel resto d'Europa invece erano probabilmente necessarie. E quindi a questo punto ci chiediamo: che fine ha fatto il benessere dell'Olanda? È bello che me lo chiedi, perché io volevo proprio prendere spunto da questa domanda che vedevo lì scritta di sopra, perché questo è da collegare al fatto perché in Olanda è cresciuto questo scetticismo nei confronti dell'euro e nei confronti di Bruxelles. Il discorso è che l'Olanda aveva molto da perdere, perché stavamo molto bene, benissimo. E con l'entrata dell'Unione Europea, qui siamo a UDEM, quindi collegato a Prodi, però lui come Presidente della Commissione Europea era estremamente entusiasta a far entrare anche altri paesi nell'Unione Europea, che hanno creato un sacco di problemi, come la Romania e Bulgaria, che hanno criminalità, che hanno persone che poi arrivano. Cioè, il discorso è che proprio l'Olanda, che storicamente ha avuto sempre come una vocazione un'impronta sempre molto cosmopolita, ha dovuto ricrederci, ha dovuto ripensarci, ha dovuto tornare ai propri passi, a una storia veramente secolare, proprio perché questo allargamento dell'Unione Europea ha portato tanti problemi. Cioè, veniamo confrontati con problemi di altri paesi che da noi non esistevano. Avevamo uno stato sociale eccellente, avevamo poca criminalità, non avevamo una mafia. Cioè, molto è cambiato in negativo per l'Olanda e quindi siamo anche quelli che pagano di più relativamente, fra quelli che pagano di più e che ricevono meno per Bruxelles. Quindi anche questa è una cosa che conta. Poi gli olandesi fanno poi il conto, dicono perché paghiamo così tanto e perché riceviamo così poco. Quindi anche questo conta, perché i media ne hanno parlato ampiamente, anche questo conta nel crescente euroscettismo degli olandesi. Come Natalizia, com'è da leggere quindi che non parliamo insomma dell'ultimo baluardo, insomma, però insomma uno dei paesi più stabili, più ricchi, si sia ritrovato in questa situazione. Un dato interessante penso sia questo. In passato si era sempre pensato che i paesi problematici in generale all'interno dell'Unione Europea fossero i paesi dell'Europa Latina. C'era quel famoso acronimo PIGS, no? Portogallo, Irlanda inserita in questa Europa Latina in quanto paese così fortemente così cattolico, la Spagna e l'Italia, no? La Grecia, naturalmente. Vediamo che anche l'Europa del Nord, che è caratterizzata da un'altra cultura di impresa, da anche un'altra cultura di governo, probabilmente comincia ad avere dei problemi. Poco tempo fa l'Olanda, forse non più di un anno fa, l'Olanda era considerata uno dei paesi più virtuosi, adesso comincia a conoscere dal punto di vista del deficit, che è molto importante per i conti, soprattutto rispetto al fiscal compact, invece comincia a conoscere dei problemi importanti. Naturalmente sono paesi che si trovano a confrontarsi con una realtà economica internazionale più problematica che in passato e che non coinvolge più solamente un segmento del mondo come fino a 20 anni fa, in cui ci trovavamo all'interno di un sistema economico già globale ma solamente dalla parte di un blocco, e invece questo allargamento del sistema economico grava su tutti i paesi europei e li mette a confronto con tante altre realtà che cominciano a crescere. Purtroppo l'economia mondiale in questo momento sembra un po' un gioco a somma zero, ossia la crescita di alcuni sembrerebbe quasi corrispondere necessariamente uno svantaggio subito da altri. Speriamo che in futuro questa prospettiva cambi, naturalmente.
Allora, Marta, ma secondo lei cioè sappiamo quanto riesce a essere, quanto è spietato Moody's, ma secondo lei l'Olanda è davvero a rischio di tripla A? Non mi sorprenderebbe, ma questo è legato naturalmente anche alla stabilità politica, che adesso non è anche in questo momento. Avevamo questo governo Rutte, che doveva essere un governo molto severo sui conti, che doveva essere un governo di destra con una grande disciplina, che evidentemente ha fallito, anche perché Wilders è proprio uscito sulle trattative per tagli alle spese, insomma, quindi, e per affrontare il deficit. Quindi non mi sorprende, può darsi che sia a rischio, vedremo. Poi bisogna anche vedere in che misura Moody's e altre agenzie rating abbiano veramente credibilità. Questo è un altro discorso. Però per tornare a quello che ha detto prima Natalizia, ora l'Olanda comincia ad avere dei problemi. Io non sarei sorpreso, onestamente, se in Italia o perfino in Grecia o in Spagna qualcuno penserà ben ti sta l'Olanda, perché siamo stati da tanti anni un po' antipatici, abbiamo fatto un po' il maestrino della situazione già da tanti anni. Io mi ricordo che ho fatto all'epoca un'intervista a Ciampi quando era ancora ministro del Tesoro e che Zalma all'epoca ce l'aveva molto con l'Italia, ma parliamo veramente di 10 anni fa, no? Di più. 15 anni fa, 12 anni fa, non mi ricordo quanti anni fa, ma l'Olanda ha sempre avuto un po' un ruolo di un maestrino che diceva tu devi avere conti a posto, tu devi avere conti a posto. E quindi se adesso arriva da qualche parte nei paesi del sud un po' ben ti sta, adesso saremo noi, capirei un po' questa reazione da parte dei paesi sud europei. Non so se l'Olanda in questo senso è stato molto furbo, perché Perché? la cosa più importante è che tu hai i propri conti a posto. È meglio questo, la cosa più importante è quella. Se tu fai maestrino nei confronti degli altri, rischi. Comunque, Ma questo rialzerà la testa? è. Ma speriamo, però siamo tutti dipendenti uno dall'altro, questo è il problema. Cioè, qui perché lo spread sale? Anche perché ci sono problemi con la Spagna, in Olanda e con la Grecia. Cioè, Monti può fare le riforme quelle che vuole, ma purtroppo qui siamo tutti dipendenti uno dall'altro, sempre di più. E quindi non dipenderà solo dall'Olanda, come non dipende neanche solo da Monti, dal governo Monti, o solo dall'Italia, se l'Italia ce la farà. E infatti, Natalizia, abbiamo visto che i mercati oggi hanno proprio dato pessimi risultati. In futuro, in prospettiva, anche alla luce di questi futuri voti, insomma, esiti elettorali, lei come vede possibili evoluzioni? Le possibili evoluzioni, oddio, non voglio sbilanciarmi in Ma predizioni che anche e poi. soprattutto, insomma, appunto per questi movimenti, così come li ha giustamente definiti lei, anche per dire Oggi. la situazione Allora, francese che rimane aperta. sicuramente, ad oggi questi movimenti, dicono i sondaggi, per l'Italia sembrerebbero in ascesa, anche se naturalmente la Lega Nord, almeno per il caso italiano, credo che dopo gli ultimi eventi qualche problemino ce l'ha. Però proprio per questo veniva collegata all'idea che forse il Movimento 5 Stelle potrebbe andare a rosicchiare qualche voto che fa parte della base elettorale storica della Lega Nord. Però lasciando perdere il caso italiano, c'è sicuramente la Francia. Io ho paura che i due candidati che si contenderanno il posto di Presidente della Repubblica in Francia, Olanda da un lato e Sarkozy dall'altro, faranno proprio una rincorsa all'elettorato del Fronte Nazionale e ai temi del Fronte Nazionale. Sarkozy sicuramente calcherà maggiormente i temi della lotta all'Islam, anche perché va detto che il Fronte Nazionale l'ha parzialmente accantonati, andando a cercare di intercettare anche i voti degli immigrati ormai che sono diventati residenti e cittadini francesi contro invece i nuovi immigrati. Dall'altro invece Hollande è forse quello che ha più rischio di abbracciare quel tipo di retorica antitecnocratica, antieuropeista. Appunto in funzione anti-fiscal compact, che naturalmente i va a incidere, un tipo di politica che va a incidere su una parte consistente dell'elettorato del Partito Socialista francese. In Olanda c'è anche chi dice che comunque il partito di Wilders è comunque in calo,
Perciò naturalmente fare delle previsioni è molto difficile. Ad oggi il trend sembra quello e almeno per grandi linee i paesi europei negli ultimi anni tendono a influenzarsi reciprocamente in quelli che sono dei macro movimenti all'interno del continente. Non so, quello che resta da dire è che probabilmente, almeno dal mio punto di vista, le soluzioni a questo tipo di problemi non sono solamente le soluzioni che riguardano la sfera economica, ma sono anche soluzioni più propriamente politiche. Penso che l'Unione Europea, forse per risolvere molti dei suoi problemi, dovrebbe cercare anzitutto di rinforzare i legami e il dialogo tra quello che è stato il gruppo fondatore prima della CE, e che ha dato vita poi naturalmente a questo grande progetto. Forse, su questo mi trovo d'accordo, ci sono stati degli allargamenti non sbagliati, ma troppo veloci. Troppo veloci qua a fronte di un mancato rafforzamento dei rapporti tra i 6 stati fondatori e quelli che si sono aggiunti tra il 73 e l'86 sostanzialmente. Allora, oggi il nostro tempo a disposizione è terminato e io ringrazio Martin von Alderen e Gabriele Natalizia, grazie. Vi ricordo alle 18 l'appuntamento con la trasmissione Agenda Italia e Linea Mondo torna giovedì.